Buonasera a tutti, Il mio commento sarà breve, chiaramente, visto che praticamente non abbiamo giocato, cioè, chiaramente merito sicuramente di Cantù, però abbiamo espresso assolutamente tutti e tutto al di sotto e di molto, non solo della nostra media di gioco, ma anche di una accettabile presenza sul parquet. A cominciare dal primo quarto, sicuramente ha segnato la partita, che poi è scivolata, poi il secondo quarto un po' meglio, ma insomma poi ci è scivolata via mano a mano. Quindi io mi prendo assieme ai miei giocatori chiaramente la responsabilità di una bruttissima partita. Credo che questa sia la peggior partita della mia permanenza a Avellino, probabilmente di sempre, compreso l'anno scorso. Purtroppo Dio, che può anche capitare, ma insomma, forse così ci renderemo ben conto di chi siamo, di quali sono i nostri veri obiettivi, così non facciamo voli pindarici o sogni che non hanno alcuna ragione. L'obiettivo nostro è quello della salvezza, quindi per noi sarà importantissimo domenica prossima con Casale in casa. Quindi ripeto, onore chiaramente a chi ha vinto, perché il punteggio non è mai stato in discussione. Incassiamo e ci rimettiamo Capito, non è che eravamo dei fenomeni fino a sabato e oggi siamo l'ultima, non mi piace pensarla così, insomma, è una partita. Per fortuna abbiamo tempo e modo di recuperare già la domenica prossima. Se avete delle domande. Scusi, se lo sa, se lo può dire, sa cosa aveva da recriminare Johnson? Era un po' nervoso dalla partita. Sì, sicuramente lui era nervoso perché la sua performance al pari agli altri è stata al di sotto delle sue medie. Poi ha cominciato un attimo a parlare con la Monica, chiaramente deve trascinare un attimo, non so se fino al punto di farsi esperto, però evidentemente se l'è meritato. Prossima volta. Ma no, adesso lui stava parlando di qualcosa, ma non credo che abbia valore, insomma. Va bene? Ciao, arrivederci.